entriamo di qua, poi giriamo di qua. Le forbici, mi piace più a parola, eh? È di buon augurio. No, ricorda l'ospitale. Spazi ce ne sono parecchi, insomma. Poi abbiamo la sala di psicomotricità, un po' piccina, ma insomma chiaramente comunque anche questa viene utilizzata. Un'altra bella sala di psicoterapia, che c'è la... Buongiorno, non vi voglio disturbare, eh? Buongiorno. Scusa per la privacy, qui abbiamo una sala di riunioni, perché diciamo quindi anche per tutte le nostre riunioni di gruppo. E qui c'è tutta la zona, diciamo, dei servizi sopra, però per andare sappiamo assessore Serena adesso grazie dottoressa, grazie a voi, salve, buona giornata, buon lavoro, ciao. Dottor Campanozzi, spiega un po' all'assessore. Sì, vabbè, questa è bellissima come struttura per quanto ci riguarda, perché venivamo da un posto che era proprio non dignitoso per l'utenza. Per diverso tempo, adesso è l'ideale. Fausto, fai vedere all'assessore un po' di vari spazi. Prego, assessore. Vabbè, tu lo conosco tu. Dottoressa, buongiorno. Ciao, Antonio. Bello il colore, assessore, le piace? Bella, la scelta, dottoressa Occhigone, la sociologa, la dottoressa Occhigone. Prego, prego. Poi ci sono psicologi. Non l'accesso direttamente alla legge. Deve essere 18 che attualmente non c'è, stanno facendo delle
Grazie a voi. Grazie tanto. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie, grazie, grazie. Fausto, almeno così te la visita. Luciano, eccolo qui. Saluto con affetto e stima l'assessore regionale il professor Pierluigi Lopalco, chiediamo un grande applauso per la sua visita istituzionale qui, il direttore generale dell'ASL, il direttore sanitario e tutti gli altri direttori, vice direttori, medici, perché come sapete parto subito nel dire che oggi sono veramente contento e anche io. Si può definire la casa della salute questa. Io nel vedere i locali nuovi, ormai sono venuto decine e decine di volte quando c'erano i lavori, ho sentito veramente grande emozione perché ricordo negli anni passati assessore, il direttore generale, persona, non perché qui davanti, squisita, e ringrazio veramente di cuore Piazzolla e il nostro concittadino, dottor Iannucci. No, tu sai che forse faccio più complimenti quando non ci sei che quando ci sei, e anche il dottor Iannucci dicevo, perché la loro vicinanza è stata veramente, questa cosa non nasce oggi, non nasce ieri, ma viene da molto lontano. Ricordo, ormai sono quasi 10 anni che ho l'onore di rappresentare questa città e molte volte i medici si sono lamentati, gli utenti stessi si sono lamentati. Oggi noi con questa grande collaborazione istituzionale, che ritengo sia la strada maestra da percorrere quando si ha la casacca, dico io, è l'onore di portare questa fascia tricolore che dovrebbe rappresentarci tutti con orgoglio. Queste collaborazioni istituzionali rincuorano perché ti fanno stare bene, ti fanno, come dire, rasserenare, perché dici che il tuo dovere lo stai facendo e stai andando nella giusta direzione. E quindi oggi consegniamo insieme questo manufatto che per noi è stato prima asilo nido, poi scuola superiore, poi è stato saccheggiato, abbandonato. Ricordo questi cittadini che vivevano con ansia questo fatto che qui purtroppo rubavano, distruggevano, purtroppo spesso accadono queste cose. Ci abbiamo messo qualche anno per mettere giù le carte, quante volte sono venuto all'ASL, non so, tante, e quindi diciamo oggi per noi e per me insomma è motivo di grande felicitazione e orgoglio, perché consegniamo alla nostra città e soprattutto alle future generazioni uno spazio adeguato, dignitoso, ecco la parola che diceva giustamente il direttore prima, e che voglio veramente insomma ci rincuora e ci rallegra. Non voglio dilungarmi, faccio in bocca al lupo, saluto con affetto gli operatori, ne vedo tanti, io non pensavo nemmeno che ci fosse tanta gente che lavorasse qui, quindi questa cosa mi fa immensamente piacere. Ci vedremo di meno sicuramente per ragioni diciamo come dire ambientali, spero di non venirmi a trovare mai, perché preferisco stare diciamo più fuori da questi ambienti, quindi comunque vi faccio in bocca al lupo a voi e grazie veramente di cuore a tutti quelli che in qualsiasi modo hanno collaborato, anche alla mia giunta che è qui rappresentata insieme a me col vice sindaco e i miei collaboratori, perché abbiamo lavorato per deliberare questo nostro immobile che abbiamo donato in concessione ad uso gratuito all'ASL Foggia, quindi noi siamo sempre a disposizione. Chiudo dicendo, vogliamo che i nostri servizi migliorino sempre di più, lo sai che sono un po' rompiscatole, non me ne, come dire, tutti mi conoscono in questo, e quindi spesso chiamo assessore e direttore per cercare di chiedere qualcosa per il territorio, fa parte del gioco delle parti. Grazie ancora, auguri a tutti noi. Passo la parola al direttore generale dell'ASL Foggia, il dottor Vito Piazzolla. Sì, molto brevemente, poi facciamo chiudere al nostro assessore, così magari gli possiamo tirare qualche promessa, perché serve anche questo, scherzo per lui. Naturalmente, allora, il management l'hai ringraziato tu, io ringrazio tutti quelli che hanno collaborato con me, vedo Nico Maione, attraverso lui che diciamo anche vessato da me qualche problema l'ha avuto, gli facciamo gli auguri per la sua salute. E Nico Maione è stato uno di quelli, per esempio, insieme a tutti gli altri, ma tanti, per cui mo mi spugno, non voglio, sono venuti per dare una mano, perché mettere assieme la procedura amministrativa con quella operativa, con i lavori fisicamente da fare e da correggere, eccetera,
ho detto scherzando al nostro presidente, in alcuni casi mi sono autonominato capocantiere e vado lì a vedere, diciamo, come stanno andando i lavori. Perché? Perché l'investimento è stato importante, noi abbiamo fatto un piano quinquennale quando è uscito questo programma FESR, abbiamo fatto un lavoro enorme di programmazione, per cui abbiamo messo dentro strutture, tante strutture, anche quelle piccole, quando parliamo di prossimità poi uno ci deve andarle a vedere. Io nei 61 comuni ci sono stato, credo che me ne manchi solo uno ancora, e ho visto cose che, diciamo, è meglio non raccontare, dagli arredi che ormai erano, insomma abbiamo lavorato tutti assieme, perché come dicevamo, come diceva anche il sindaco, io ripeto spesso, per dare ai cittadini ambienti dignitosi. E insieme a quello io credo che questa cultura di essere, diciamo, proattivi, di periferia, di prossimità, ci dà la possibilità anche di aumentare la qualità. Adesso Giovanni Iannucci, che ringrazio pure lui, è stato un attento, mi diceva appunto, una struttura finalmente autorizzata in fase di accreditamento, che significa, diciamo, che queste strutture sono sicure. Qui abbiamo avuto un problema che abbiamo dovuto superare, per questo ha perso un po' di tempo, che è stato quello del cerchiaggio, e che diciamo francamente non sapevo cosa fosse, dico, sì, perché c'era un problema sismico, bisognava fare questa operazione, ci ha fatto perdere tempo, abbiamo investito qualche soldo in più, ma adesso siamo certi che questa struttura è una struttura che garantisce. Adesso è chiaro che dobbiamo rifunzionalizzarla un po', e questa è la passione che ci prende tutti i giorni, a me, al direttore sanitario Antonio che cito, al direttore amministrativo che non è venuto perché lui ha paura di chiediamo i soldi da investire, no? E quindi appunto. Allora io davvero sono sicuro che adesso anche le norme, i nuovi programmi, le linee ministeriali ci daranno una mano, perché arriva, così come abbiamo fatto con i FESR, quindi i soldi che sono stati utilizzati qui sono soldi della Comunità Europea, lo sottolineo, e adesso che arriva il PNRR, ecco, di rilancio, resilienza e rilancio, noi dobbiamo di nuovo riattivare tutta una serie di programmi in maniera tale che l'attenzione che abbiamo posto per fare questa struttura continui, e l'attenzione che voglio porre in alcune altre, per alcune altre strutture dove abbiamo avuto difficoltà di finanziamento, possa trovare conclusione. Così, diciamo, gli slogan trovano attuazione, la centralità del territorio, il concetto di prossimità delle cure, la presa in carico dei pazienti cronici. E poi voglio dare una notizia. Siamo stati chiamati, convocati, noi non avevamo neanche uno stand o qualcuno che ci rappresentasse al forum della pubblica amministrazione a Roma, però i miei collaboratori sono molto entusiasti, che voglio citare, sono i collaboratori che hanno curato il progetto Diomedee, Isole Minori, che abbiamo avuto lì, perché comuni disagiati, abbiamo avuto lì 3 milioni e 2 dal CIPE, e poi ce ne ha dato un altro perché ha detto, vabbè, siccome li state utilizzando bene, abbiamo un altro, ve lo diamo. Siamo riusciti a fare una serie di cose, adesso è un po' troppo lungo dirvele, ma insomma, presa in carico dei pazienti, telemedicina, teleassistenza, tutta questa roba qui, i miei collaboratori, io ho sempre un po' di resistenza a farlo, ma insomma, mi hanno convinto a mandare il progetto al forum. Allora, vi voglio dire, abbiamo vinto il primo premio, cioè Foggia. E ieri mi hanno dato questa bellissima notizia, stamattina mi sono sentito con loro, io non sono potuto andare, diciamo, quando si tratta di fare, di avere qualche cosa buona, io non ci sto, ma detto questo, questa è la strada, questa è la strada che qualche volta è accidentata, ma noi ci proviamo fino in fondo, potete stare tranquilli, quello che facciamo lo facciamo sempre a favore delle comunità, che qui sono tante, sparse 31 comuni sui Monti Dauni,
ne stavamo parlando prima, 20 sul Gargano e quindi un po' disagiate da questo punto di vista. Però se si può portare la salute per esempio a Celle di San Vito, scendo. È un ringraziamento che va davvero a tutti, perché io credo che io sono qui a rappresentare la regione, no? l'autorità regionale. Vedere appunto tutte le amministrazioni che lavorano insieme ci dà quello che secondo me è il senso dello Stato, cioè questo è lo Stato, cioè il fatto di riuscire a lavorare insieme verso un obiettivo comune, insieme con la comunità, insieme con le segnalazioni di quei cittadini, no? che ti hanno spinto e che ti hanno detto questa scuola deve essere rianimata, insieme con il direttore della ASL, con gli uffici regionali che tu sai bene quante difficoltà devono affrontare per far fronte a quelle sono le difficoltà amministrative. Io faccio questo mestiere da poco, davvero non immaginavo quanto fosse difficile impegnare i fondi, per dirla in breve, quanto sia difficile spendere soldi nell'amministrazione pubblica. Ovviamente spenderli bene. Qui, come sono stati spesi, è davanti agli occhi di tutti, sono stati spesi molto bene. E il mio ringraziamento va anche in questo, perché questo pezzetto ha parlato prima di questi fondi FESR, i fondi europei. Beh, insomma, non sono tante le regioni italiane che riescono, per questo motivo, proprio le difficoltà burocratiche che ci sono dietro a queste procedure, ad impegnare i fondi europei. Noi, grazie all'impegno di tutti, abbiamo speso fino all'ultimo euro, quindi abbiamo impegnato tutti i fondi che erano a nostra disposizione nel capitolo della sanità, che vi assicuro non è stato un impegno da poco, li abbiamo impegnati tutti e tutti in opere di questo genere, proprio perché crediamo che vadano impegnati nella sanità di prossimità e la sanità del futuro, come diceva il direttore Piazzolla, ora che abbiamo impegnato i fondi del capitolo FESR, arriveranno nel prossimo anno i fondi del piano nazionale, il PNRR, no? il piano che dovrà appunto rilanciare la sanità del territorio, quindi si darà vita a situazioni di questo genere, a strutture di questo genere ancora più potenziate, e appunto nel mio diciamo pannello di ringraziamenti, il ringraziamento finale, ma quello davvero più sentito, è per quelle persone lì con il camice, perché sono loro il servizio sanitario, noi dobbiamo aiutarli permettendogli per esempio di lavorare in strutture dignitose, perché molti di loro fino ad oggi e ancora oggi purtroppo, perché non siamo potuti arrivare dappertutto, lavorano in strutture che, devo dire la verità, non sono dignitose, e me ne scuso personalmente, ma lentamente stiamo su tutta la regione, dai Monti Dauni fino a Santa Maria di Leuca, stiamo cercando di portare avanti questo tipo di investimenti proprio per dare agli operatori un luogo dignitoso dove devono lavorare, perché se si lavora in un luogo dignitoso si lavora anche con maggiore volontà, si lavora con più rilassatezza, si lavora con più impegno, e al cittadino che quando entra qui sta entrando in una struttura dello Stato, è una struttura dello Stato, è la casa della salute, è la casa dei cittadini ed è quello che la sanità pubblica sta offrendo a tutti noi. Quindi vi ringrazio davvero per lo sforzo che avete fatto, perché so che cosa significa ora lo